Buongiorno amici e amiche di Nova News 24. Roberto Baggio è stato rapinato e ferito da alcuni malviventi ieri sera nella sua abitazione, ad Altavilla Vicentina, mentre assieme alla famiglia stava guardando la partita Spagna-Italia. Secondo quanto riferiscono i siti di informazione locali, Baggio avrebbe cercato di fermare i malviventi. Pare fossero 5 armati, ma uno di loro lo avrebbe colpito in fronte con il calcio di una pistola. L'ex pallone d'oro e i familiari sono stati chiusi in una stanza, e i ladri hanno rubato in casa. Quando la banda ha lasciato la casa, Baggio ha sfondato la porta e ha chiamato i carabinieri. Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di Vicenza, allertati dallo stesso Baggio. L'ex calciatore nativo di Caldogno, Vicenza, da circa 15 anni si è stabilito nella sua tenuta agricola, che si trova su una collina che sovrasta Altavilla Vicentina. La villa è isolata ed è al centro di un grande appezzamento di campagne e boschi. Roberto Baggio vive con la moglie Andreina e i suoi 3 figli. La cronaca di una serata terribile, drammatica, scioccante racconta, come riporta il Corriere del Veneto, anche di Baggio e dei suoi cari presi in ostaggio, tenuti prigionieri all'interno di una stanza della residenza. Li sono stati rinchiusi mentre i malviventi facevano razzia di ogni cosa all'interno dell'abitazione. L'hanno messa a soqquadro alla ricerca di soldi, effetti personali, orologi e ad altri oggetti preziosi da rastrellare per rimpinguare il bottino. Quale sia stato l'ammontare del maltolto non è ancora possibile quantificarlo. Anche questo aspetto è al vaglio dei carabinieri. Amici e amiche, se vi è piaciuto l'articolo mettete il pollice in su. Diteci cosa ne pensate e seguiteci sempre su Nova News 24.